Salve a tutti e bentornati a Pokémon Flora Sky. Allora, nella scorsa parte avevamo iniziato la foresta e mi ero perso. Comunque, oggi la proseguiremo. C'era una zona che non avevo ancora visitato, ovvero quella nella prima parte della foresta. C'è ancora il repellente utilizzato prima, quindi andiamo! Allora, devo raggiungere il ponte, quello che divideva la prima parte della foresta dalla seconda. Che se non sbaglio era da questa parte. Ok, eccolo qui. Ora. Vediamo un po' se è di qua. Finito il repellente. Utilizziamone un altro. Ok. Ce l'abbiamo fatta, mi sa. Questa è la zona che non avevo ancora visitato. E infatti ecco due reclute che non avevo ancora affrontato. Perfetto, stiamo andando nella via giusta. Molto bene, molto bene, molto bene. Partiamo subito con una lotta in doppio. Una coppia di Swoobat. Uno al 32 e uno al 29. Ok, ce la posso fare. Allora, Bite e Horn Attack. Ora iniziano a usare Amnesia. Perfetto. Vai, anche l'altro. Vai, vai, vai. Ora mandano Quillfish. Devo stare attento al veleno punto di Quillfish. Aia. Lui usa Stockpile. Mandiamo capo agli Swoobat che mi fanno paura. Crown al 37, Ragnarok al 31 e Sidra. Poi con Quick Attack, Critical Hit e Veleno Punto, lo sapevo. Water Gun, aia, Revenge. Ok, perfetto. Benissimo, bravo Rainbow. Aia. Ciao Eevee. Basta con sto stockpile. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Adesso io faccio una bella cosa. Prima di tutto uso un revive su Rainbow. Poi, dato che hanno molti Pokémon di tipo acqua e anche volante, tolgo il condividi esperienza a Ragnarok. Lo do a Rainbow. E cambio l'ordine dei Pokémon mettendo davanti Ragnarok e Deku. Ora io direi di dare anche qualche bacca. Tipo una Ragnarok ci può stare. E anche una Deku. Crown ce l'ha già. E poi ne do proprio una a Eevee per fargli ristabilire. Anzi, non gliene do due, dai. Per stabilirgli un po' di PS, perché potrebbe servirmi. Bene, proseguiamo. Team Magma? Oh, è stato sconfitto dal Team Hydro, povero. Vedete, ragazzi, anche nei giochi il fuoco perde. Perde sempre. Mi dispiace. È un dato di fatto. Sidra al 34, non farmi troppo male, ti prego. Smokescreen, porca miseria. Vai, attaccalo, attaccalo. Ok.
Ottimo così, Ragnarok. Ragnarok si sta rivelando un ottimo Pokémon. Peccato che si... una mossa fuoco o una volante lo mandano giù abbastanza in fretta, però dai, quando si evolverà in Galvantula diventerà veramente bestiale. E andiamo avanti, altra recluta. Vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta, almeno. Fai one hit KO. Perfetto, critical hit. Attenzione. Rainbow al 33, ottimo. Ho proprio bisogno di allenamento adesso. Tanto bisogno di allenamento. Per la prossima palestra devo stare almeno al 40 con tutti. Abbiamo un repellente max. Questa è la direzione giusta? Direi di sì. E qui c'è una recluta. Wow, tre Pokémon. Ti tratti bene, eh? Allora, qui cambiamo e mettiamo... voglio mettere Deku. Bite. Facciamogli Razor Leaf. Smettila di attaccarmi. Usiamo Leech Seed. Così almeno mi prenderò PS da tutti e tre i Pokémon. Dato che ne ha tre. Almeno se non ho visto male. Ok, ora usiamo Tackle. Bye bye, Raticate. Ok, Zubat. Porca miseria, adesso devo cambiare Pokémon. No, vabbè, dai, tengo lui. Ce la puoi fare, dai. Anche se sei svantaggiato. Porca miseria, però non missare. Ok, no, devo cambiare Pokémon. No, attrazione, no! Ragnarok, attaccalo! No! Ragnarok. Bravissimo. Forza Eevee. Ma dai! Ok. Gastrodon, qui è il momento di mandare Deku di nuovo. Razor Leaf. Perché Gastrodon ha la bocca aperta? Non l'ho capito. Aia. E vai giù. Molto bene. Andiamo avanti. Altre reclute del Team Magma. Anche lei è stata battuta, poverina. Però a quanto pare Max ha già raggiunto la sfera rossa. Quindi ci saranno delle belle cose da scoprire più avanti. Credo. Altra recluta! Non finiscono mai. Forza. Rattata. Contro Rattata direi di usare Crown. Così almeno con un doppio calcio faccio subito. Super Fang. Che toglie giusto la metà dei PS. Mi dispiace. Chi è che manda? Beh, non ho letto. Ah, Basculin. Andiamo Ragnarok. E questo è per tutte le volte che mi sei uscito mentre pescavo. Muori.
Ci stiamo avvicinando. Qui c'è un'altra recluta. Aspetta. Ok, no, era un fungo. Ti prego, dimmi che è l'ultima. Quante ce ne sono? Questa è una delle prime volte dove Ragnarok ha un livello superiore a un Pokémon di un allenatore. Cioè, è un evento nuovo. Forza, ce la puoi fare. Dai. Ok. Livello 32 per Ragnarok. Chi è che usa? Ah, ok, alla Momola ci può stare, dai. Aia, 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 aia. Grandissimo Ragnarok. Poverine le reclute del Team Magma, mi fanno un po' pena. Strumento! Max Revive. Questo potrebbe essermi utile più avanti. Un Pansage! Lo attendo più... Allora... Ho un'iperpozione, quindi direi di utilizzarla. Dovrei utilizzarla. Vabbè, non so se Ragnarok ce la fa. Vabbè, utilizziamola. Vai. Spero che dopo questi allenatori sia veramente finita con le reclute. Basta. Quillfish Eradicate. Smettila di attaccarmi! Eradicate è andato. Rainbow Ball 34. Sidra! E fuori un altro. Vai. Mi stavo impicciando. Volevo dire bravissimo e benissimo nello stesso momento e mi stavo facendo benissimo. Che figata. Mi invento anche le parole. Benissimo, ragazzi, benissimo. Andiamo avanti, dai. Brene, brene. Molto brene. Amungus, sei bellissimo. Finito i repellenti, vero? No, ne ho altri due, perfetto. E ho anche un super repel sopra, quindi adesso siamo a posto. Forza. Oh, mi sa che ci siamo. Fate la guardia a questo posto, non lasciate che entri nessuno. Altra lotta in doppio. Eh sì, direi proprio di sì. Svubat e Palpitoad. Dio, quanto è bello Palpitoad. Viva le rane. Anche se Palpitoad è più che altro un girino cresciuto. Comunque, direi di fare così. Aia, 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 aia. Bene, Palpitoad è andato. Svubat no. Flash, non attaccarmi. Ti pareva. Ti pareva. Mm.
Ah, ancora non è andato KO. E vai, super pozione. Basta! Che tanto crepi lo stesso. Kingler. Ok, Kingler potrebbe essere un problema se non lo faccio fuori subito. Ok, perfetto. Da quel 37. E abbiamo sconfitto anche questi due. Sì, il tuo boss è fortissimo. Lo vedrò con i miei occhi, questo. Oh, ciao Sky. Sei Sky, vero? Sì, ok. Oh, Drarz, sei qui. Oh, che bello, mi cura i Pokémon. Grazie. Mi serviva. Andiamo un po' a vedere cosa succede. Qui siamo nella Deep Forest, nel cuore della foresta. Oh, che bello. La sfera rossa può essere contenuta in questa roccia, potrebbe. Ahaha, finalmente il mio sogno diventerà realtà. Fermati adesso, non puoi prendere quella sfera. Chi è che lo dice? Siamo noi? Ah no, sono loro. Questi ragazzini, di nuovo. Lasciate il naso fuori dalle cose degli adulti. O sperimenterete un mondo di dolore. Wow, sei proprio minaccioso allora. Che sta facendo? Da notare che il piedistallo è quello di The Legend of Zelda The Minish Cap, eh? Notiamo, eh? Che succede? Ora devo combattere contro di lui, vero? Eh già. E io mi attrezzo per bene. Salve. Mi ricordo di te, ragazzino. Tu hai rovinato un sacco di piani del Team Magma. Cosa? Vuoi combattere con me? Io, Maxi? Non so che vuol dire. Ti dimostrerò il potere del boss del Team Magma. Ah, ok, quindi combattiamo? Ok, perfetto. Preparati al dolore. Vedremo, vedremo. Il primo Pokémon è uno Swubat al 38. Porca miseria. Che usa calmamente. Andiamo con Thunder Wave. E poi con Thunderbolt. No, con attrazione no, ti prego. C'era qualche bacca per togliere l'innamoramento. Paralisi, poisoning, confusione. No, non ho nulla. Ragnarok, ti prego, devi attaccare. No, dai. Mio Dio. Dai. Bravissimo. E sopravvive. E sopravvive, giustamente. Iperpozione. Attaccalo. 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 Bravo. Ora devi attaccarlo l'ultima volta. Bravissimo, mio Dio, questo Ragnarok. Perché sopravvive il maledetto? Dai, l'ultima, l'ultima. Non posso pretendere troppo. Aia. Vai. Vai. Bravo. Ok. Magmar. E qui cambio, giustamente. E mando chi posso mandare? Mando Crown. Utilizziamo Horn Attack. Ma che sfiga. Dai, non mi sale gli attacchi dopo un solo smokescreen. E vai. E vai. Doppio smokescreen. Bravissimo. Però io sono bruciato.
Allora, ora facciamo così. Porca miseria quanto leva. Porca miseria, non ho nulla. Ti prego. Toglie proprio poco, eh? Max revive su Crown. Aia, non mi fare male. O almeno non farmi troppo male. Miseria. Oh. Itran. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Come dice Pokédex. Itran, tu hai un Itran. Vai, protezione. Almeno double kick. Aia. Ok, Ragnarok, devi essere veloce adesso. Io non ho proprio nulla per curare, vero? No, non ho nulla. Ah, ho un revive però. Direi di utilizzarlo su Crown. Fire Dance è missa. Revive un altro e lo utilizziamo su Deku. Ciao ciao Ragnarok. Wow. Ti prego, Crown. Oh, mio Dio. Livello 38. E ce l'abbiamo fatta. Mio Dio, che sfida. Chi è? E vai, mega orgia di gang. Quella non è la sfera rossa? E cosa sarebbe? Una Banagol alla fragola? E vai! Qualcun altro che si vuole unire? Mio Dio, che macello che sta succedendo qui. La prossima volta non perderò. Aspettatelo per questo. Ragazzini. Grazie mille, Dlarz. Ah, di niente. Ora voglio solamente andare nel centro Pokémon e curarmi. E andarmene da qui. Ah, sei così forte. Hai battuto il boss del Team Magma. Sì, lo so. Ora tutto quanto è ok. Torniamo indietro e riportiamo. Diciamo tutto a Mr. Stone. Ok. Celebi? Oh mio Dio, che succede? Mio Dio. Oddio. Che succede?
No, Torn World. Proprio adesso. Che cavolo, dove sono? Ma che? Oddio. Ci sto capendo più nulla, tanto per dirvelo. Ok, qui devo fare tipo... Ok, credo di aver capito. Quindi che succede? Ora? Ma che cavolo devo fare? Ok, un attimo, eh. Così? Ah, ok, c'è un altro passaggio lì. Giuro, non ci sto capendo nulla. Ah, qui si è liberato il passaggio. Una parola adesso. Fare questo. No, aspetta. Ok, così va bene. Ok, oh, bene. Tu ti chiami Flash? Ok. Drazzo, perché sei qui? Sarebbe apparso e ti ha portato qui? Magari è preoccupato per Shaymin. Shaymin è qui, nel mondo distorto. Lo sto cercando. Sfortunatamente Dialga e Giratina stanno combattendo l'uno contro l'altro di nuovo. Questo posto è pericoloso. Lo so, immagino. Porca miseria, sento già i versi. Sono Giratina e Dialga. Veloce, Drazzo. Calmo. Calma, sei un maschio o una femmina?
Shaymin nella versione cielo si è trasformato. Mio Dio, non ci sto capendo più nulla. Gli Alghe Kiratina non continueranno più a combattere l'uno contro l'altro. Così, di punto in bianco. Con quale forza l'abbiamo fatti fermare? Appunto. Shaymin? Ok, Shaymin è tornato normale. Shaymin sembra fragile. Nell'altro abbiamo bisogno di portare Shaymin indietro. Ok, ci penso io. Shaymin sembra confuso. Ah, dobbiamo lottare contro Shaymin? Shiny? Bello. Devo catturarlo? O posso semplicemente farlo fuori? Forza. Aia. Mi è rimasto solo Rattata. Ok. Guardate come ho aumentato di livello. Mio Dio! Bel lavoro, Dlarz. Adesso torniamo nel mondo reale. Se potevo catturarlo, vabbè, non mi interessa tanto. Ah, ok, resto nel letto, mi sa, oggi. Mi metto a pancia in giù e buonanotte. No, ok, seriamente, andiamo a vedere cosa è successo, dai. Che parte intensa quella di... Oddio, cos'è quel coso? Oh, Dlarz, ti sei svegliato dal... Sì, ok. Per favore, vieni qui. Dio, ma è vivo quel coso! Ho detto a tutti di Shaymin del suo problema. C'è qualcosa che non possiamo capire comunque. Comunque è tornato, sì, tutta la normalità, bene. Tutto a posto? Sì, ok. Ho qualcosa da fare adesso. Ciao a tutti. Un balà? È grande che il fatto che sia tornato. Tutti quanti erano preoccupati di te. Wally è tornato al centro di ricerca. Per dire tutto a Mr. Stone. Sul team Hydro e il team Magma, dopo questo fallimento, non sono in piedi, se... non sono più, diciamo, prepotenti come prima. La polizia, ok, ha preso l'edificio del team Magma e continua la tua avventura. La città è la mia città natale. C'è una palestra qui. Perché non l'affronti? Ho anche un regalo per te. Questo ti aiuterà a superare il mare. Surf e vai! Lo so, ok. Ah, c'è una tipa in questa città che ci dà un uovo di un Pokémon d'acqua. E che Pokémon è? Potrebbe essere qualcosa di interessante. Siamo a Malia City comunque. Bene, nella prossima parte proseguiremo perché per oggi abbiamo fatto veramente tanto. E dopo questa parte devastante io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima.